Ciao, benvenuto in questo nuovo video, io sono Carlo, parliamo di Easy Slap, questo è l'esercizio numero 16 del mio metodo Easy Slap per il suono di basso slap, appunto impostare la tecnica. Qua parliamo di ottave principalmente, ma anche di colpo thumb, quindi è molto semplice questo esercizio, abbastanza semplice diciamo. Partiamo con un re, gli accordi sono re e mi. Ok, prima partiamo con il re, una nota da due quarti, quindi con il pollice thumb, poi abbiamo due ottavi, tatta, e poi qua abbiamo l'ottava, quindi re basso, re alto, che è quello che normalmente si studia e si suona molto il colpo thumb, alternato al colpo pluck. T e P appunto li trovi sul metodo. La particolarità qua è che però il thumb deve entrare in levare di sedicesimo, quindi io ho appena dato il tatta sul terzo quarto, tatta un. Devo contare questo un in battere, cioè dove ho il suono del rullante, non ci deve essere suono di basso lì. Io arrivo dal tatta, un tutta, e vado a fare appunto in un colpo solo, perché poi quello che voglio fare con questo esercizio è sviluppare un movimento unico per il colpo thumb e pluck. Io quando ho colpito il thumb e lo ricarico, quindi torno su, il movimento deve essere uno solo praticamente, quindi abituiamoci quando scendiamo giù col pollice a tenere il dito pronto, se non proprio dentro la corda, comunque lì vicino. Quindi anche se suono solo thumb, guarda il mio indice dove va, è pronto, che se viene richiamato per fare lo strappato me lo riesce a gestire. Sulla seconda battuta è tutto uguale, ma spostato sul mi, quindi nessuna ulteriore difficoltà, semplicemente devo spostarmi di due tasti. Proviamo a farlo insieme lento, con la batteria scendiamo pure, prendiamo tipo 70, 3 e 4... Senti che il suono del rullante sul quarto quarto deve arrivare senza suono di basso, quindi il basso deve sparire dal thumb precedente e fare da risposta al colpo di rullante. Ultima cosa, lo staccato sul re acuto, c'è anche scritto nel metodo, ma in generale comunque sugli strappati io tendo sempre a staccare molto, quindi la nota non esce così ma in questo modo. Non cambia la mano destra, l'attacco viene sempre fatto strappando, e tutto lavoro di mano sinistra che va, anziché a lasciare la nota lunga, a staccarla per avere questo suono, e non, perché se l'avessi fatto senza il puntino, quindi lo staccato, sarebbe uscita questa cosa 2 3 e 4. Ok, adesso poi sono andato lungo sul mi, però l'idea è questa. E senti che perde un pochettino in tiro, secondo me, soprattutto poi quando aumentiamo la velocità. E per questo l'ho segnato, ma in generale quando ci sono degli staccati, comunque nei miei metodi, i miei allievi lo sanno bene, tendo sempre a farli suonare staccati. Poi certo, in fase di studio studiali in tutti e due i modi, però poi quando si suona tendenzialmente staccati per me funzionano meglio. Bene, questo era l'esercizio 16 del mio metodo. Vai a dare un'occhiata sul mio sito, costano veramente poco, meno di 10 euro tutto il metodo in PDF con tutti gli audio. Puoi trovare anche tanti altri video dove spiego altri esercizi, e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie, se hai domande scrivi qua sotto. Ciao.